Domenica 21 ottobre, siamo allo stadio di San Siro per la partita Inter-Catania. Una curiosità sulla partita di oggi. Di 15 partite disputate in Serie A tra le due squadre, il Catania non è mai riuscito a vincere in trasferta. Due soltanto i pareggi, uno nel 1961 e uno l'anno scorso. Come finirà la partita di oggi? Chiediamolo ai tifosi. Ciao, come sarà questa partita? Ah, speriamo bene. Forza Inter sempre! Cosa ti aspetti? Che formazione? Va, spero che giochi con le due punte, quindi Palacio e Milito. Speriamo. Dici che parte con Cassano, Palacio e Milito, dici che regge la squadra? Ma penso di sì. La difesa sembra sempre più affiatata e solida. Una curiosità, mentre Ranocchia e Samuel sembrano tenere più la posizione, più saldi, diciamo, tengono più la posizione, Juan Jesus invece sembra quasi avere un'autorizzazione a sfruttare di più la sua esuberanza. È un'interpretazione sbagliata? No, è correttissima, nel senso che la difesa 3, quando incontra squadre che giocano con i due esterni larghi come il Catania, è costretta ad un adattamento, altrimenti ti rimarrebbero tre centrali con una punta sola e gli esterni ti si schiaccerebbero tutti e due. Quindi noi scivoliamo, in gergo così si dice, scivoliamo dalla parte di Juan, che per lunghi tratti della partita ti dà l'idea che faccia il terzino sinistro. Quindi se l'hai fatta tu, complimenti. Intratico. No, perché c'è qualcuno che ancora sentiva a bordo campo che non capiva come giocavamo 4, 3, 5, 2, 4.